giocavamo contro una squadra di Serie A, Diego, e quindi non era assolutamente semplice. Loro sono avanti oltretutto con la preparazione, noi è pochi giorni che lavoriamo, facciamo un certo tipo di calcio dove i meccanismi per funzionare al 100% devono essere oleati. E finché ci ha retto la condizione, quel poco di condizione che abbiamo messo dentro nelle gambe, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo provato a fare le cose. Il gol ci ha un po' tagliato le gambe, i ragazzi hanno un po' mollato mentalmente dopo il gol e insomma è finita così, però ci sono degli aspetti positivi e ci sono tantissime cose su cui lavorare. No, la Coppa Italia così ravvicinata e la Coppa Italia con un turno che non ha senso perché ci sono tante squadre qui in zona che fanno la Team Cup e non ha senso che la Lucchese vada a Foggia, ma come non ha senso che il Sud Tirol vada non so, mi ricordo dove. Ci complica i piani, ci ha cambiato tutti i piani, dobbiamo andare via prima dal ritiro, dobbiamo partire per fare una partita e perdere 4 giorni di lavoro. Naturalmente andremo a giocarci la nostra partita per cercare di fare risultato, però non ha senso, nel senso che oltretutto e ci siamo informati per i trasporti, è i primi giorni di agosto e i trasporti sono già tutti pieni, sia i treni che gli aerei, e quindi dovremo farla in pullman. Partiremo sicuramente venerdì mattina, ci fermeremo a metà strada a dormire, penso alla Borghesiana, e poi ripartiremo il giorno dopo per Foggia, e poi faremo un allenamentino lì, la domenica giocheremo, dovremo dormire laggiù perché si gioca alle 9, rientrare il lunedì, e io non lavoro per 4 giorni, a prescindere dal fatto che c'è la partita, è già lavoro quello.